Presso la cattedrale di Lucera, l'attore Sebastiano Somma rilegge la Passione, la storia di Gesù raccontata attraverso gli occhi del centurione romano. Non conoscevo. Non conoscevo la pietà né l'amore, ma ho visto con gli occhi il perdono. Nei turni di guardia nelle piazze sentivo parlare di Gesù, Gesù, Gesù il Nazareno. Perché? Perché questo popolo ascolta le favole di altri uomini, mi chiedevo? Perché crede in uomini morti 100.000 anni prima? Perché la sua storia che lo condanna alla sottomissione a Roma non li convince della nullità delle promesse fatte da uomini morti? Dov'è il loro Dio? Dov'è il loro Dio? Perché non abbracciano gli dei vittoriosi di Roma che darebbero a loro gloria e fortuna? Se proprio devono scegliere degli dèi, perché non prendere i migliori? Perché non scegliere quelli che ti accompagnano vittorioso nelle guerre, che ti rendono ricco e invidiato? Maestro Finizio, il Papa ci ha insegnato che le differenze di religione, di razza, di lingue devono unire ma mai separare. Secondo lui il linguaggio universale della musica è il seme per il rispetto delle altrui differenze? Beh, senz'altro, la musica unisce i popoli, quindi senz'altro oggi ci apprestiamo anche a suonare questa passione di Gesù con questi sentimenti, e in realtà viene fuori da questo recital che Dio è amore, e viene fuori attraverso il testo e soprattutto attraverso la musica. Quindi davvero con questi sentimenti ci apprestiamo ad eseguire questo spettacolo. Quindi il messaggio d'amore di Dio è immutabile. Sì, Dio è amore, quindi di qualsiasi colore, di qualsiasi razza, di qualsiasi credo, Dio è amore. Sebastiano, molti attori hanno portato in scena tra TV e cinema la Passione di Cristo, e molti di loro poi dopo hanno dichiarato che la loro vita è cambiata. Io adesso, indipendentemente dal tuo credo religioso, cosa ti ha particolarmente colpito e emozionato di questa esperienza? Il punto di vista di un centurione addirittura che non aveva un credo è bella, è emozionante anche per me, mi sono emozionato anch'io nel leggerla, perché comunque chi di noi non ha avuto un percorso e quindi anche si è posto delle domande e quindi anche magari un cambiamento interiore, anch'io, no? Per cui questo sta significando con me in queste ore questa lettura, perché ben scritta dal maestro Finizio è un punto di vista di un uomo appunto che ha dei dubbi, che non ha assolutamente idea nemmeno di chi fosse Gesù, e poi si disarma davanti a uno sguardo di un uomo che, nonostante lui uccida, non lo condanna. Quindi è qualcosa che può sicuramente segnare la vita di ognuno di noi, ma anche una domanda. Infatti questa passione attraverso gli occhi del centurione, che vede la potenza di Dio e gli apre il cuore. Esatto. Con questo suo lavoro, con questo suo progetto, spera di scuotere un po' le coscienze di ognuno di noi, soprattutto in questo momento storico? Con questo lavoro... Non perché io non abbia fiducia in questo lavoro, ma perché questa passione che noi stiamo proponendo la proponiamo in un luogo dove la gente comunque viene già timorata dal pensiero di Dio, no? Di Gesù. Lo facciamo appunto in dei luoghi sani. Indipendentemente se uno è credente o meno. Però sicuramente può destare pensiero, assolutamente. Può destare pensiero. È molto profondo il testo, per cui può sicuramente suscitare un pensiero. Scuotere un po' le coscienze e i cuori. No, più che altro poi un pensiero anche teologico proprio, cioè può destare un pensiero profondo, e quindi può porci un po' una domanda, un quesito maggiore a quello che può dare anche semplicemente un atto d'amore. Credo che Dio sia questo, Dio è amore, al di là appunto della religione, del credo e quant'altro. Dio è amore, e quindi questo scritto è una testimonianza d'amore molto alta.